Buongiorno ragazzi, eccomi tornata finalmente in un nuovo video. Registro un vlog oggi ed è da più di 2 settimane che non ne registro uno. Infatti sono molto molto contenta di riuscire a registrare qualcosa oggi. Ci sono un po' di novità di cui vi devo parlare. Partiamo dalla prima. Capelli, li ho tagliati parecchio, come potete vedere, perché prima mi arrivavano circa sotto il seno, erano molto lunghi, gli ho dato una bella spuntatina e avendo schiarito le punte, le lunghezze lo scorso anno quando li ho tagliati, andando a tagliare una bella parte, praticamente tutte le schiariture venivano via, quindi ho deciso di rifarle. Sono stata su un biondo comunque scuro, non troppo dorato. E devo dire che mi sono già abituata. Il primo giorno, vedendo i capelli molto corti, cioè per me sono abbastanza corti perché sono abituata appunto ad averli lunghi, è stato un po' uno shock, però adesso mi sono già abituata. Anzi, devo dire che forse così più corti li preferisco perché riesco a gestirli meglio, sono a posto, le punte erano un po' rovinate perché comunque era quasi un anno che non li tagliavo, ebbene sì, quindi ci voleva, era da un po' che dicevo lo faccio, vado e li taglio, alla fine non prenotavo mai, mi sono decisa e sono andata. Stessa cosa anche mia sorella, ha dato anche lei un bel taglio, anche lei li ha schiariti e sono contenta alla fine del risultato che è venuto. Poi, capelli a parte, nel video precedente avete visto dei cambiamenti in casa. Sono dei cambiamenti momentanei, tutto provvisorio, tutto una prova. Stiamo cercando di capire se potrebbe piacerci l'open space sviluppato in un modo un po' diverso rispetto a come era prima, però forse tornerà tutto al proprio posto. Adesso stiamo ancora un attimo valutando cosa fare, quindi vi faccio subito vedere com'è adesso l'open space, perché rispetto al video precedente l'abbiamo già cambiato, abbiamo già spostato un po' di cose. Quindi da dove partiamo? Direi di partire dalla cucina. Come vedete, accanto alla cucina abbiamo avvicinato il tavolo della sala da pranzo. E devo dire che così, rispetto a come era posizionato nel video precedente, ovvero in orizzontale, lo preferisco decisamente. Però è lungo perché questo misura 2 metri o 2 metri 10, ora non ricordo. E è un po' troppo lungo perché va quasi a coprire tutti i gradini che poi ci portano alla zona notte. Però intanto abbiamo provato ad avvicinarlo per capire se l'isola e poi il tavolo che continuava ci poteva piacere, e devo ammettere che non mi dispiace. Perché abbiamo spostato il tavolo? Perché da questa parte abbiamo provato a mettere una parte di divano che c'è sul soppalco, e anche qua in realtà è già cambiato, perché nel video precedente questa parte di divano era messa in orizzontale direzione TV, che effettivamente è più comodo per guardare la TV, ma era un po' ingombrante, insomma andava un po' a chiudere. Poi avendo anche il tavolo qui restava libero soltanto questo spazio, però c'era qualcosa che non mi convinceva, quindi abbiamo girato il tavolo, come vi ho detto, così lo preferisco perché dà quel senso più di continuità della cucina, ovvero il tavolo che esce dall'isola. Però questo è troppo lungo, quindi adesso valutiamo cosa fare. Magari più avanti, non sarà una cosa che faremo subito, però si potrà pensare di far realizzare dal falegname, come lo snack dell'isola, un ripiano sempre profondo 1 metro come questo tavolo, però non così lungo ma decisamente più corto, magari che arriva a questa misura qui, per avere comunque lo spazio comodo per 2-3 persone, 4 sedie. Adesso vediamo un po', senza mettere nulla a capotavola, ma avendo comunque poi lo spazio per andare nella zona notte, che qui vedete viene coperto. Poi vabbè, lo spazio c'è tranquillamente per passare, non è abbondante, però lo spazio insomma c'è, si passa senza problemi, e così mi piace.
però bisogna secondo me far fare un tavolo che va a riprendere lo snack dell'isola e un pochettino più corto per non avere nulla qui, quindi avere un po' questo spazio libero. Per quanto riguarda il divano, adesso abbiamo provato a mettere una parte di quello che abbiamo su, perché la cosa bella del divano che abbiamo fatto fare è un divano grosso ma che si può smontare. È assemblato in 3 moduli, abbiamo portato giù il modulo un pochettino più grande e abbiamo provato ad appoggiarlo adesso sulla parete dove ci sono le scale. Però è scomodo perché per guardare la TV, cioè devi girare la testa, non si è comodi. Ho messo anche il tappeto che prima era in cabina armadio, però la soluzione così non mi piace, nel senso che c'è molto più spazio col divano in questo modo, perché anche qui questa zona resta molto più spaziosa, però a livello di comodità il divano che guarda la finestra non è il massimo, quindi mi sa che dopo nel pomeriggio vado a rigirare tutto così provo, perché da quando il tavolo è così non abbiamo ancora rimesso il divano verso la televisione. Comunque bisogna valutare nell'eventualità un divano un pochettino più slim, perché questo, avendolo fatto fare su misura, l'avevamo scelto bello profondo perché è larghissimo e anche bello cicciotto, un divano importante. Qui c'è bisogno di qualcosa di più slim, di più leggero, magari anche con una penisola, così da avere un pochettino di spazio anche per allungare le gambe, ad esempio quando si guarda la TV. Però ripeto, è tutto una prova, stiamo cercando di capire se l'idea di organizzare l'open space in questo modo ci può piacere. Sicuramente una cosa di cui ci siamo resi conto subito nel portare giù il divano è la comodità di avere il divano qui, perché prima non lo usavamo tanto, nel senso che la sera, ad esempio, o dopo cena o mentre si stava preparando la cena, io o mi sedevo sulla sedia, idem ste, oppure stavamo in piedi o sugli sgabelli dell'isola. Adesso che c'è il divano, magari durante l'attesa della cena ci sediamo sul divano, accendiamo la televisione ed è sicuramente più comodo, perché lo sfruttiamo di più, sia noi ma anche le cagnoline, perché ci salgono molto spesso. E quindi sì, avere il divano qua è tutta un'altra cosa che non averlo su, perché su è un po' scomodo, però il divano su adesso com'è, ovvero smontato, non sta più bene, perché si vede che manca qualcosa, che gli manca il terzo pezzo che è qui, quindi sicuramente questo tornerà su e poi qua valuteremo se mettere un altro divano o se aspettare, anzi sicuramente aspetteremo magari quest'inverno o l'inizio dell'anno prossimo, adesso non lo so, vediamo, anche perché c'è un altro progetto che abbiamo in mente di fare che ci impegnerà abbastanza sia a livello di lavori, se decidiamo di farlo, che a livello economico, e quindi insomma non si può fare sempre tutto e bisogna scegliere, quindi magari intanto adesso ci accontentiamo di questo spostamento. Poi di cosa vi volevo parlare? Ieri sono stata a Milano per un evento bellissimo, tra l'altro ho filmato qualcosa su Instagram, mentre questa macchinetta non l'ho portata, quindi non avrò modo di inserirvi nessuna clip, però è stata una serata davvero splendida, meravigliosa. Però prima di parlarvene ho voglia di farmi una spremuta d'arancia. Ho preparato le arance, ho preparato appunto lo spremi arance, voglio di una spremuta, quindi me la faccio, poi vi racconto bene tutta la giornata di ieri. Spremuta pronta, devo dire che ultimamente la mattina la bevo davvero molto volentieri. Super, l'amo, amo la spremuta. E insieme alla spremuta mangio anche metà di questo biscotto, e altro lo darò a Ste, gliel'hanno dato ieri a lavoro. È un biscotto, penso, al burro con sopra la pasta di zucchero, e è stato realizzato per
penso, da quello che leggo scritto un lancio di Lancoma, li avevamo già assaggiati questi biscotti e sono strabuoni. Infatti c'è un profumo super di biscotti fatti in casa, perché comunque arrivano da una pasticceria, quindi spremuta, biscottino, cosa volere di più dalla vita? E poi vi faccio vedere il regalo che ci hanno lasciato ieri all'evento di Casa Shop, vi racconto un po' quest'altra novità e dopo vi faccio vedere un altro pacchettino che mi è arrivato ieri quando non eravamo a casa, perché appunto ieri siamo stati a Milano, siamo partiti in pausa pranzo, poi siamo tornati ieri sera molto tardi e mi sono trovata il pacchettino in giardino, l'ho aperto, peccato che una cosa è arrivata aperta che ha un po' sporcato tutta la box, tutto il pacco, però fortunatamente quello che si è rotto non è chissà cosa, dopo comunque vi faccio vedere. Partiamo dal pacco che mi è arrivato ieri da Cuisinart ed ecco qua il contenuto. Come potete vedere mi è arrivata la farina aperta, la metà è uscita, perché all'interno c'è il nuovo frullatore cordless, quindi senza filo, comodissimo, si ricarica con la porta USB, non vedo l'ora di provarlo, tra l'altro è un design bellissimo. E poi ci sono gli ingredienti, quindi la cannella, le noci moscate, la noce moscata, lo zenzero, lo zucchero grezzo e la farina e anche il lievito. Tutti ingredienti che servono per preparare questa torta, la torta di carote. Peccato però appunto che la farina è arrivata completamente aperta. Ed eccolo qua in tutto il suo splendore. Sicuramente è comodissimo senza filo, perché si può utilizzare senza problemi ovunque. Ad esempio lo posso utilizzare anche sull'isola, anche se in realtà io sotto al piano di induzione nel cassetto ho fatto mettere una presa proprio per utilizzare gli elettrodomestici, però in questo modo faccio ancora meglio perché non c'è bisogno di utilizzare la corrente. Bellissimo e anche molto molto leggero. Grazie mille, non mi aspettavo questo regalo. Poi passiamo a Casa Shop, che mi ha regalato questa bellissima borsa in stoffa. Io queste le utilizzo tanto, ad esempio, per fare la spesa. All'interno c'è uno dei loro nuovi cuscini primaverili. Questa fantasia, tra l'altro, è bellissima. Ho visto che fanno anche i runner per la tavola. Stupendo. Dietro invece è color verde salvia. Sul catalogo si possono trovare tutti i prodotti della nuova collezione primavera-estate e tanti di questi li abbiamo visti ieri all'evento, bellissimi. Poi delle candele rosa mi mancavano, le candele le apprezzo sempre molto. E infine una gift card da utilizzare nei loro negozi. Allora, com'è stato l'evento? Siamo arrivati a Milano, hanno organizzato un aperitivo cena, ci siamo trovati per le 6 ed è durato fino poi alle 10 e mezza di sera. Hanno allestito un bed and breakfast con tutti i prodotti di Casa Shop della appunto collezione primavera-estate, quindi sia all'esterno con tante poltroncine, tavolo da pranzo, gli ombrelloni, le lanterne, candele, meraviglioso, un clima bellissimo, una bellissima atmosfera, specialmente la sera quando poi si è fatto buio. E all'interno invece hanno allestito la tavola con l'aperitivo e poi la cena, super buona, abbiamo mangiato davvero bene. E sono stata invitata all'evento proprio perché quest'anno rappresenterò l'azienda insieme ad altre ragazze per tutto questo 2022 con i lanci delle nuove collezioni che ci saranno da qui fino alla fine dell'anno. Sono super onorata di far parte di questa azienda, di questo brand, perché ho sempre comprato da loro. Fino a poco tempo fa il negozio a Brescia era proprio vicino a dove lavoravo io, quindi molto spesso andavo a fare un giretto e a prendere qualcosa, ci scappava sempre l'acquisto quando andavo. Sono prodotti davvero ottimi, ci sono un sacco di cose dedicate alla casa,
e molto nel mio stile, quindi è proprio un brand che mi piace, mi è sempre piaciuto e sono ancora più onorata e soddisfatta, insomma, di essere stata selezionata tra le varie influencer per rappresentare i loro prodotti, quindi insomma sono molto molto contenta. Tra l'altro la settimana prossima dovrò andare proprio in negozio a scegliere un po' di cosine che poi vi farò ovviamente vedere su Instagram, quindi tenetevi, restate insomma sintonizzate. Adesso sistemo un po' tutto quello che ho messo in giro qui sulla tavola. Momento unghiette, è passato un po' dall'ultima clip che avete visto, perché sono le 7:20 di sera. Ste fra poco va a giocare a padel, quindi io ne sto approfittando per rifare le unghie. Ho tolto il semipermanente che avevo prima, un nude. Questa mano deve ancora farla. Questa invece l'ho già fatta e ho scelto questo lilla bellissimo, che anche in vista della Pasqua, perché durano sempre 2 settimane, alla Pasqua mancano 2 settimane, quindi secondo me ci arrivano. È un colore che mi piace molto primaverile, ed è questo qui, sto utilizzando ormai da un anno e mezzo, quasi un anno abbondante, i prodotti di Epiglam. Nel frattempo farmi compagnia, c'è anche la TV accesa su Avanti un altro, così intanto mi faccio anche 2 risate e vado a completare il semipermanente su questa mano. I prodotti che servono per fare il semi sono 3. La base coat, che poi è numerata qua sopra con il numerino 1, che è la base sostanzialmente. Poi c'è il colore e di Epiglam ne trovate tantissimi. Io oggi ho optato per questo lilla, che guardate quanto è bello come colore. E poi, ultimo step, il top coat, quindi il sigillante finale. Poi chicca in più, giusto per olio per le cuticole. Tra l'altro il loro, questo qui, ha un profumo buonissimo, davvero molto molto buono. E poi i pad, questi li utilizzo per sgrassare l'unghie, quindi togliere lo strato appiccicoso. E poi la lampada, la loro lampada mini, tra l'altro è molto piccola e compatta, infatti questa potete portarla ad esempio anche in viaggio, perché è piccolissima con la sua porta USB, quindi poi utilizzo il caricatore del cellulare per utilizzarla. Niente, proseguiamo, altrimenti non finisco più. Unghiette fatte, sono ancora un po' lucide perché ho applicato l'olio per le cuticole, che è un pochettino unto. Comunque colore secondo me bellissimo, cioè questo lilla mi piace particolarmente. Adesso riorganizzo tutto il tavolo, così inizio a preparare la cena con anticipo, perché stasera mangiamo tardi. Ste finisce tardi di lavorare, però ha questa passione sfrenata per il padel, che quando può va a giocare. Sono le 8:15 alla fine, tra una cosa e l'altra, e cineremo per 9:45, tardissimo. Io ho preparato il branzino, farò il branzino al forno, e stavo pensando se fare le patate al forno con il branzino oppure se fare il purè, però quasi quasi mi è venuta voglia di purè, quasi quasi preparo quello, così almeno abbiamo anche il contorno. Per Ste invece farò l'hamburger, perché non è amante del pesce. Però il purè magari quello lo preparo già in anticipo. Nel frattempo ho cambiato canale, ho messo MasterChef. In realtà non lo seguo, lo seguivamo anni fa, le prime stagioni di MasterChef le abbiamo seguite, poi abbiamo smesso di seguirlo, però visto che sta andando lo tengo di sottofondo mentre cucino, direi che ci sta proprio a tema. E quindi andiamo in cucina, inizio a pelare le patate, così faccio il purè e non ci penso più. Candelina, tra l'altro, accesa di Ava May. Io la sera accendo sempre una loro candela per creare quel senso di coccola in più in casa, mi piace proprio. Nulla, prepariamo la cena. Nel frattempo direi che è arrivata anche l'ora di accendere le luci da esterno. Abbiamo sia i faretti qui sulla parete che segue tutto il perimetro della casa, e poi dall'anno scorso abbiamo aggiunto le sfere luminose che fanno un effetto meraviglioso, e anche tutti i LED intorno alla siepe.
cucina tutta bella riordinata. Abbiamo finito di cenare. Che ore sono? Ste tardi. 22:50. Sono le 11 e siamo pronti adesso per guardare qualcosa in televisione. Vediamo se guardare un film oppure se continuare la serie TV. Vediamo un attimo. Nel frattempo, dopo cena, cosa abbiamo fatto? Piano! Abbiamo rimesso il divano come era prima, quindi direzione TV perché è più comodo. Cioè la TV almeno è davanti a noi, quindi l'abbiamo rimesso al proprio posto, lasciando invece il tavolo come avete visto stamattina. Nulla, spero che il video, questo vlog, vi sia stato di compagnia. Io e le cagnoline che sono qui, Gioia, sono davanti a me sul tappeto mentre Mocha è qui sul divano, perché come vi ho detto, da quando c'è il divano qui, loro ci salgono tantissimo. Su raramente andavano, perché se noi non siamo su, loro non vengono. Invece qui ci salgono praticamente tutto il giorno, ci dormono anche. Comunque, io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!